Va bene. Che cos'è per te la pace? Non fare le guerre, stare insieme agli altri, non litigare. La pace è stare insieme agli altri, anche se non sono della nostra stessa del nostro stesso colore. Essere amici con tutti, anche se non ci riesci, ci provi. Qualcuno ha una difficoltà, uno gli dà una mano. Anche mentre si fanno i compiti in classe. Sì. Pace è aiutare gli altri quando hanno bisogno e non essere scortesi e anche amichevoli. Cosa ne pensi di questa giornata? È bello, tanto bello. Per me la pace è la solidarietà, che bisogna sempre aiutarsi. Per aiutare chi è in difficoltà e quindi anche se ti chiede, tipo anche se non sa fare un compito, puoi anche andare ad aiutarlo. Che cosa ti aspetti da questa giornata che è dedicata alla pace e alla solidarietà? Soprattutto diciamo una sensibilizzazione per le scuole anche più piccole, perché se i bambini già iniziano così da piccoli a capire cosa significa, credo sia un passo avanti. E che cosa è per te aiutarsi e avere la solidarietà? Non rimanere fermi a dire sì, mi dispiace, ma cercare di fare qualcosa, anche piccola, però un minimo concreto sarebbe l'ideale. Che cosa ti aspetti da questa giornata? Non lo so, che sicuramente ci siano dei progetti interessanti e che i ragazzi dimostrino finalmente che ci tengono anche a vedere quanto impegnarsi nel sociale possa essere utile. Cioè non solo in queste piccole cose che magari alla fine non contano niente, però che magari vengano avvicinati di più a quello che è aiutare il prossimo, non solo nei testi o nelle canzoni come abbiamo fatto noi, però che magari si invoglino a dare un aiuto più concreto.